Una rubia di 9 anni grigliata in una fattoria nel nord della Spagna è la bistecca più buona che abbia mai mangiato in vita mia, divorata in Galizia, quando questo signore, che si chiama Pietro Uzzauto e di mestiere vende carne, mi ha portato a visitare i pascoli della Discalus, azienda le cui bistecche arrivano sulle griglie di mezza Europa. Quel giorno non ricordo le volte che ho detto, anzi urlato, mortacci quanto è buona! Ora voglio cercare una bistecca altrettanto super, ma la voglio intercettare a casa mia ed ecco il motivo di questo viaggio, trovare la bistecca più buona d'Italia. Oh, questo giro vi voglio tutti con me. Ah, so già che qualcuno me lo chiederà e quindi in descrizione vi lascio i contatti di Pietro. Se anche voi volete assaggiare la bistecca più buona della mia vita, è la persona adatta, visto che è lui che le porta in Italia. Ve lo dico per esperienza. Se avete un ristorante o una macelleria e la proponete ai vostri clienti, avrete la fiera fuori dal locale! Io non so se questa è la bistecca più buona d'Italia, ma è la bistecca più buona che io abbia mai mangiato. Ci sei? Vai. Possiamo iniziare? Oh, perfetto, ci sei? Devi girare qualcosa? Ti tolgo l'audio? Vai, te lo rimetto. Oh, l'abbiamo fatta. Allora, amici di Bracemi Ancora, prosegue il nostro tour alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Scusate l'inizio un po' traumatico. Sono a Osio Sotto, ristorante La Braseria. Mai in vita mia sarei venuto a Osio Sotto se non ci fosse stato un locale del genere strepitoso che si candida a farci assaggiare la bistecca più buona d'Italia. Sto cercando di individuare Luca Brasi, che è il proprietario, però visto che non lo trovo, intanto vi faccio vedere di chi stiamo a parlare. Tiè, abbiamo un sacco di rassegna stampa, una stampa, ammazza, sono le 24 ore di un gol, come se ci fosse domani. Ragazzi, qui stiamo da uno serio, eccolo lì. Gli è arrivato del bagno, è arrivato adesso. Appare molto interessante quello che è appena arrivato da queste parti. Il locale è molto carino, è curato, mi piace da morire. Sashi Diamond. Una frisola danese. Frisola danese molto interessante. Un Angus. Spagnolo, Aberdeen. Ancora frisola. Frisola Emilia Romagna italiana. Ma i coglioni. Bagio appena macellato, canegra. Questo? Sì. Aspetta un po', apro, posso? È freschissima la carne, solo 2 giorni. Questa quando è arrivata? Adesso, 2 giorni fa. E poi ancora, fa sole. Questo invece, chiedo scusa. Vai. Questo è il bagio che ha, è del 15-6, che poi... 15 giugno, che ho ottenuto per Bracemi Ancora, perché è questa che vincerà la bistecca più buona d'Italia. Sei convinto? È già scritto. Ah, è già scritto? È qui. Perfetto, scusa, alzalo un po'. No, non ci sono soldi sotto, quindi no. No. C'è una marizzatura. Poi ci parliamo di questa bistecca qua. Poi ci mettiamo di fronte alla bistecca. Proseguiamo. C'hai la fassona. Piemontese, la chianina. Chianina IGP. La madama bianca. Ah, sei una delle poche della madama bianca. Vacca di fassona piemontese. E la rubbia, la immancabile. Vediamo un po' vedere. Qua abbiamo di fassona, lavoriamo i posteriori, sì, pure la mezzina, dalla quale facciamo tartare carpacci, tagliate, bistecche, così carne molto magra, molto tenera, molto buona, non per gli appassionati del grasso, ma molto buona. Ok. E stamattina è appena arrivata una mezzina di wagyu canegra, 100% italiano, certificato full blonde. Perché ci ha dato questa? Perché secondo questa? Te? Perché allora, se la tendenza è quella di mangiare carni grasse, questa è la carne grassa in assoluto. Il filetto l'hai tolto? Il filetto l'ho tolto. Appositamente? Sì, anche perché con una frollatura così lunga andava via. Ok, sì. Il filetto l'hai tolto prima. Sì. È spettacolare. Oltretutto il vantaggio di questa carne è che la lavoriamo in osso, come avete potuto vedere. Sì, vedo. Peso, per cui non viene messa sotto vuoto, non sta... Dei mesi in giro per il mondo, sì, prima di arrivare sulle vostre tavole. Mentre noi chiacchieriamo, il grasso si sta sciogliendo. Mi fai un confettino di grasso? Piccolino però, piccolino. Madonna mia, ragazzi. Ma lo zucchero ce l'hai messo te? Dolce.
invece. Sì. Tipo caramello, tipo, sì, ma veramente con tipo confetto. No, c'ha la nota dolce. È qualcosa di mostruosamente imbarazzante. Ora, intanto là acceso il fuoco. Però a me, intanto ragazzi, volevo farvi vedere una cosa. La sciccheria dei locali di adesso. Via le tovaglie, tavoli seri, legno serio e tovagliette raffinate. Qui abbiamo la B. Bella, la B di Braciami Ancora, mi piace. Ma no, mi sa che non è la B di Braciami Ancora. Ragazzi, siamo all'interno della cucina della braseria. Parliamo piano, andiamo veloce perché qui c'è gente che lavora. Ogni cucina nella quale andrò sarà il gancio per ringraziare la Mancini Market che ci finanzia, ci permette di fare questo giro da nord a sud alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Mancini Market che fa? Vende attrezzature professionali a macellerie e ristoranti. Andate sul loro sito così vedete tutti i servizi che eroga. Tra l'altro un servizio utilissimo è il noleggio operativo, che vuol dire che vi comprate attrezzature costose pagandole pochi euro al giorno. In descrizione vi lascio il link con tutti i dettagli. Mancini Market, grazie ragazzi, che grazie a voi si riesce a girare l'Italia. Proseguiamo. Signori, lui è Cesc e lui è Francesco, i due fan di Braciami Ancora. Cesc e Francesco sono albanesi. Ben arrivati, ben arrivati. Oggi ci mangiamo questa Wagyu. Tiè, Cesc, lunga il dito. Molto buono. Burro. Però volevo far vedere una cosa, Luca, fermo un attimo. Questa è la bistecca, questo è lo scarto. Non si riesce, se vuoi lavorare il Wagyu, le proporzioni sono queste? Sono queste. Che esperienza meravigliosa. Claudio, la bruci come sei capace solo tu. Proviamo bene, basta, facciamo la frusta. Sì. Sarà quella la bistecca più buona d'Italia? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Tanto ditemi la vostra, ragazzi, che ne pensate? Vai, vai, vai. Ciao. Siamo. Pazzesco. Luca, è sceso un religioso silenzio, lo senti? Tanto. Mamma mia. Tanta roba. È volutamente ancora cruda e fredda. Abbiamo fatto solo una crosta. Assaggiamola ragazzi, senza sale. La bistecca che si candida ad essere la più buona d'Italia, qui alla braseria di Luca Brasi. Un wagyu italiano frollato una novantina di giorni, se non mi sbaglio, giusto? Beh, portacci quanto è buona. Anche me. Buonissima, la roba da sturbo. Il sale, guarda, gli ha fatto cose da non fare quando avete questa carne, metterci l'olio, per carità ragazzi, che è già grassa di suo. Eccoci qua ragazzi, vediamoci dentro, il microfono, abbassiamo tutto, accomodiamoci. Questo è il posto nel quale sono più sicuro che nessuno sentirà i commenti finali di questa mia esperienza da Luca Brasi, qui alla braseria a Osio Sotto. Che dire, il ristorante è indiscutibilmente un signor ristorante. Luca tratta la carne con grande professionalità e grande passione, si vede che ha un passato da chef stellato, perché ogni tanto il colpo di coda dello chef stellato c'è ancora. La bistecca che mi sono mangiato, ragazzi, era un wagyu interessantissimo. Se vi piace il genere, probabilmente è una delle bistecche più interessanti per quanto riguarda il panorama delle carni marezzate. La hanno cotta bene e il vino che ci hanno dato era strepitoso.
ho difficoltà a trovare difetti in questo ristorante. Sì, in soldoni, il consiglio che vi do è venite qui alla Braseria, perché merita davvero. E sicuramente in questo mio percorso alla ricerca della bistecca più buona d'Italia, Luca Brasi avrà un ruolo da protagonista. Direi che è tutto. Giacomo, se ci volgiamo allo specchio, possiamo fare il nostro saluto? Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ciao. Noi a Roma, mortacci quanto è buono. Mortacci quanto è buono. Senti, in albanese c'è una cosa simile. Com'è? Si arop sai mira. Ridilla? Si arop sai mira. Ok, amici all'ascolto, se c'è qualche albanese che ce la traduce ci fa un gran favore. Io dei sottotitoli metterò mortacci quanto è buono in albanese, va bene? Diciamo che ha stessa cosa, sì, cioè stesso significato. Sì, sì, praticamente sì. Va bene, ok. Vieni con me. Devi rimanere aperta dentro. Non vieni con me? Ah, vabbè, ma stai registrando? Sì. Vai. Scusate ragazzi, ma avevo un sogno: finire di mangiare il vaglio strepitoso di Luca dentro questa altrettanto strepitosa cella frigo. E volevo fare una considerazione con voi di quanto è importante il contesto, l'ambiente, o come dicono gli americani, il surrounding dove vengono consumati i cibi. Penso che questo pezzetto di vaglio mangiato in questa cella me lo ricorderò per tutta la vita. Mortacci quanto è buono. Thank you.